Bentornati ragazzi, sono Giovispo dello staff di Noi Malati di Foot, benvenuti nella player review di Schneider Sif. Prima di iniziare, se volete acquistare crediti, passate da Bitcoins FIFA, troverete il link e il codice coupon malati15 qui in descrizione per avere il 4% di crediti in più. Wesley Schneider, scusate la pronuncia, c'è Wesley, credo, Schneider, nella sua versione second in form con un rating di 86 sulla carta, considerato uno dei migliori trequartisti al mondo. Lo è sicuramente, a parer mio. In questa versione SIFA ha un aumento generale di più 2 rispetto alla sua versione base. Ha una buona velocità, sicuramente non è il suo punto forte. Un 77 generale suddiviso in 78 accelerazione e 77 velocità scatto. Nulla da dire, in game si sente che non è un missile. Il suo tiro sulla carta è 87. Due cose mi sono piaciute del suo tiro: la sua potenza tiro 94 ed il suo tiro al volo 85, che in game sembra almeno 90. Infatti nelle clip vedrete un tiro al volo pazzesco. Poi ha un 91 di long shot che non mi ha attratto particolarmente perché dalla distanza non riuscivo a segnare. Forse sarà colpa mia, facevo dei tiri potenti, ma non entravano. Ha anche 83 di finalizzazione e 87 di rigori. Da aggiungere al suo tiro e ai passaggi le 5 stelle piede debole. Quindi non ha importanza che voi tirate e tiriate di destro o di sinistro con questo giocatore, perché sa tirare e passare con entrambi i piedi. Dribbling buoni. 87 generale, più nello specifico mi ha stupito il controllo palla ed il dribbling stretto. 87 dribbling, 88 equilibrio e 85 agilità. Equilibrio e agilità lo aiutano molto nei dribbling ed anche nei contrasti. Ma con il suo scarso fisico 68 e con 66 di forza, di sicuro questo giocatore avrà la peggio contro altri player più grossi e forti fisicamente. Mi sono dimenticato di dirvi che ha un 90 di controllo palla che in game si sente appieno, però le 5 stelle skill penalizzano molto questo suo dribbling. Per i colpi di testa vale lo stesso discorso del fisico, valore davvero scarso che rappresenta un contro. Se da solo le prende di testa, ma marcato non c'è nulla da fare, difficilmente le prenderà. Ora veniamo al valore di sicuro più importante di questo giocatore, il passaggio. Sicuramente un pro con il suo 90 generale, che è derivato dal 93 di visione, 86 di cross, 90 di passaggi corti, 92 passaggi lunghi e 91 effetto. In pratica con questo giocatore è davvero difficile sbagliare un passaggio, corto o lungo che sia. Anche i passaggi filtranti alti, cross, vengono bene. Altra cosa davvero ottima sono i suoi calci piazzati, con un 92 precisione e punizioni. Quindi questo giocatore sa battere bene le punizioni, quindi fatele battere a lui le punizioni ed anche i calci d'angolo, perché fa assist e gol. Io personalmente non ho segnato su punizione, ma per errore mio, perché sbagliavo io la battuta della punizione. Ma sui calci d'angolo mi ha fatto degli assist. Riassumendo, pro passaggi, dribbling stretto, tiro al volo, calci piazzati, potenza tiro e 5 stelle piede debole. Contro il fisico, sicuramente le 3 stelle skill e i colpi di testa. Voto generale che gli do è un 7,5. Concludendo dicendo che se questo giocatore giocasse per l'appunto in qualche campionato più importante, BPL, Bundes, Serie A anche, nella BBVA ad esempio, sicuramente questa carta varrebbe di più e sarebbe più utilizzata nelle nostre formazioni. E dunque ragazzi, il video termina qui. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. Qui è Giovispo, vi saluto e vi ringrazio. Ciao ragazzi!